preparato per voi delle deliziose polpette di verza e prosciutto cotto e ricotta panate con cornflakes. Un piatto molto carino che farà mangiare le verdure anche ai più piccoli. Adesso vi illustro tutto il procedimento e gli ingredienti per realizzare questo gustosissimo piatto. Le nostre polpette di verza si realizzano utilizzando 300 g di ricotta di mucca, 500 g di verza tagliata julienne, del prosciutto cotto o dei salumi. Io utilizzerò prosciutto cotto e mortadella, un mix in circa sono 80-100 g, del sale, del pepe, della noce moscata, 2 cucchiai di parmigiano, del pan grattato quanto basta per addensare il composto, 1,5 litri di acqua per la cottura a vapore della verza e poi dei cornflakes sbriciolati a mano per la panatura. La prima cosa da fare è andare a cuocere a vapore la nostra verza tagliata julienne. Quindi andiamo a montare il cestello della vaporiera, il cestello fondo. Prima mettiamo l'acqua. Lo andiamo ad inserire. Mettiamo la verza . Copriamo con il coperchio trasparente ed attiviamo la modalità di cottura a vapore automatica. Quindi modalità cottura al vapore, lasciamo le impostazioni che sono predefinite, quindi 20 minuti a 120 gradi e ci vediamo dopo. Il tempo di cottura è terminato, adesso andiamo a togliere con cautela la vaporiera e a svuotare il boccale dall'acqua che è rimasta. Quindi abbiamo messo la verza lessata in una ciotola e adesso procediamo a rimetterla nel boccale. Aggiungiamo gli altri ingredienti, quindi mettiamo prima la ricotta, poi il parmigiano, le spezie, in questo caso io metto solo noce moscata perché lo deve mangiare anche una bambina, però ci sta molto bene anche del pepe. Mettiamo il sale, pizzico bello abbondante, e mettiamo anche i salumi. Anche a fette intere. Aggiungiamo un po' di pan grattato, chiudiamo con il coperchio e andiamo ad impostare 40 secondi a velocità 4. Vediamo se la consistenza ci soddisfa, altrimenti andiamo ad aggiungere ancora del pan grattato. Secondo me è troppo morbida, aggiungo altro pan grattato. Ed imposto 15 secondi, sempre a velocità 4. Verifichiamo. Allora, la consistenza è questa qui che vi faccio vedere. Secondo me va bene. Adesso spostiamo il nostro composto in una ciotola, lo andiamo a mettere mezz'ora in frigo, dopodiché formeremo le polpette. La mezz'ora è terminata, vado a formare le nostre polpette, le passo poi nei cornflakes. Diciamo, potete fare diverse misure, io faccio una misura intermedia, anche un po' grandicella. Cerco
cercate di far aderire bene i cornflakes, se necessario smenuzzateli ancora di più. Mettete su una teglia e una volta che avrete formato tutte le polpette andate ad irrorare con un filo d'olio. Adesso io le preparo tutte, poi le irroro e vi illustro le modalità di cottura. Vedete, con questo impasto ottenete circa 12 polpette di media grandezza. Andate ad irrorare con abbondante olio e andate a cuocere in forno ventilato a 200 gradi per circa 15-20 minuti. Vado ad infornare e ci vediamo dopo. Ecco pronte le polpette di verza, adesso vi faccio vedere l'interno. Ecco la nostra polpetta. Andiamo a tagliare, è ancora molto calda, vi consiglio di farla freddare un pochino. Vedete, è buonissima, la panatura è molto molto croccante e realizzata appunto con questi cornflakes che danno oltre che gusto anche croccantezza. Spero che la ricetta vi sia piaciuta, se vi è piaciuta vi invito a mettere un like a questo video e ad iscrivervi al gruppo Facebook Messer Cuisine Connect Plus Italia. In più vi invito a iscrivervi ovviamente a questo canale In Cucina con Messier e a seguirmi sul sito www.messierricette.it e buona cucina a tutti!